amici di Doppia Frizione, siamo tornati con un nuovo Doppia Frizione News e finalmente potrò parlare di quello che è successo questa settimana. Direi che possiamo subito partire con la notizia della Subaru che sta progettando un nuovo prototipo VRX da portare ai rally, e questa qui è una buonissima cosa perché al salone di Tokyo sono rimasti tutti sconvolti da questa cosa, perché la Subaru, oh mio Dio, la Subaru non c'è più da anni sulla carta dei rally. Il prototipo si chiama VZiv Performance STI. Delle voci da Tokyo dicono che potrebbe essere anche ibrida come auto da rally, che potrebbe essere molto plausibile dopo che l'altra settimana abbiamo scoperto che le auto da rally cross potrebbero essere elettriche. Restando sempre in tema Ford, la Mustang ha fatto anche un nuovo modello di Bullitt come modello di Mustang di 50 anni fa più o meno, e praticamente è molto simile come struttura, ovviamente quella di 50 anni fa era meglio, cioè, a me piacciono tutte quelle storiche d'epoca, però anche questa qui non è male, con mi sembra un motore, è un V8 da 475 cavalli. Ma andiamo dall'altro capo del mondo a vedere la nuova Hyundai Veloster N con 275 cavalli e 350 Nm e dovrebbe fare il culo a tante Audi e Mercedes in commercio, del tipo la Mercedes Classe A o l'Audi TT. E io ci spero sinceramente, perché la Hyundai ci sta mettendo il cuore a fare queste auto, soprattutto vedendo i risultati che ha Neville Sordo ai rally con la i20, e potrebbero fare ancora di meglio. Ma passiamo alla Renault, che ha fatto uscire finalmente la Clio RS 18, che è un omaggio alla Formula 1, e è una cosa spettacolare perché a me piace veramente tanto, con la riga gialla che c'è sotto è veramente bella, e dovrebbe essere un 1008 da 220 cavalli. Passiamo alla McLaren, che dentro il 2019 dovrebbe costruire la BP23. Che cos'è la BP23? Dovrebbe essere la McLaren più veloce del Cristo di tutto il concessionario McLaren. È bellissimo questa cosa, infatti puntano a portare la tecnologia della McLaren, ovviamente della Formula 1, su quella macchina, quindi immaginate una cavolo di Formula 1 coperta ovviamente che va per strada. E concludiamo, sì lo so è venuto un po' corto questo video, però c'erano quelle di notizie interessanti. Concludiamo questo video con la Parigi-Dakar, che sta andando molto bene per Carlos Sainz perché è primo in classifica, però c'è una rivelazione in questa Parigi-Dakar e sarebbe Al-Attiyah Nassar, non so se l'ho pronunciato bene, comunque è del mio meglio, faccio del mio meglio. E dopo la dodicesima prova lui la vince, però Sainz ancora primo. E Peter Ansel in quella classifica è dietro tipo di 10 minuti in questo momento, quindi ci sono veramente speranze che Sainz la vinca dopo tanti anni che la fa. E questo mi fa veramente felice, perché vedere un beniamino degli anni 80 dei rally vincere a Dakar di questi anni è veramente una bella soddisfazione, e anche con la sua età, cioè non è proprio un giovincello. L'ultima notizia, proprio ultima notizia, è che usciranno dei video chiamati, cioè una nuova serie di video chiamati Doppia Frizione contro tutti. Chiameremo un cartodromo a scelta ogni settimana, ogni mese, non ogni settimana, sennò qui i soldi vanno via come il vento. Io e il mio amico, perché da solo è una rottura di balle, è meglio così. E andremo a sfidare gente che ha organizzato l'evento.
che sa di, non so, 10 minuti a gara, mezz'ora a gara, vedremo anche noi di fare il nostro meglio. Quindi io vi saluto e vi riporto ad un altro video che sarà probabilmente doppia frizione reaction e verrà fuori martedì. Grazie per aver guardato il video e buona giornata.